mattina, sono sola in casa, non sapevo cosa fare e ho fatto questo. Sì, era da un po' che ci pensavo, ma sinceramente non trovavo mai l'ispirazione. Però volevo fare anch'io un tutorial sullo stile manga, visto che mi piacciono tanto e forse non ti sarà neanche capito. Vabbè. E quindi niente, oggi ho voluto fare questo trucco, questo look, effetto personaggio kawaii. Sapete quelle bamboline che hanno poi il copricapo con le orecchie, a volte hanno anche la coda, insomma queste cose qua. Siccome avevo questa vestaglia che ho preso da Wisho con le orecchie da orsetto, ecco qua che sono sola in casa, non so che fare, ho fatto questo. E quindi niente, vi lascio al tutorial, che è soprattutto un tutorial per, diciamo, creare l'effetto occhi grandi, occhi da manga. E quindi spero che vi piaccia. Ciao! Sia sulla palpebra mobile che sulla palpebra fissa, stendo un ombretto proprio color carne, giusto per uniformare tutto l'incarnato. E lo faccio con questo pennellino cicciotto da palpebra. Facciamo un trucco molto molto naturale, ma che vada comunque a rendere gli occhi abbastanza drammatici, anche se non ci sarà molto colore o molti colori scuri. Con un pennellino di questi piatti prendo un marrone molto molto chiaro, proprio quindi un nocciola chiaro, possibilmente matte, e lo porto nella piega dell'occhio. A questo punto, sempre con lo stesso pennello, vado a prendere un marrone più scuro. Intensifico la parte finale dell'occhio, portandolo un po' anche sulla palpebra mobile. Quindi insisto picchiettando proprio nell'angolo esterno dell'occhio. A questo punto sfumo con un movimento che porti il colore verso l'interno.
Sulla palpebra mobile vado ad intensificare la parte che è rimasta chiara con un ombretto shimmer. Prendo un pennellino di questi proprio piatti 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 e prendo un rosa shimmer. E picchiettando lo passo soprattutto al centro della palpebra. A questo punto, prendo una matita bianca. La punta della matita deve essere pulita e vado a passarla proprio per rendere la rima interna dell'occhio molto molto bianca. Prendo un pennellino piatto, angolato, e prelevo del bianco matte. E ci fisso la matita. Sempre con questo pennellino e sempre con il bianco, stendo questo bianco nella parte interna dell'occhio, sia sopra e sia sotto. Bene, a questo punto pulisco un po' questo pennellino e riprendo il marrone scuro di prima e lo porto nella parte proprio esterna dell'occhio sotto, ma appena appena, ecco, tipo così. E congiungo anche un po' di bianco, pulisco il pennello e congiungo i due colori. A questo punto dobbiamo stendere l'eyeliner nero sopra. Allora, io uso questo con la punta in feltro che è molto molto pratico, facile da applicare. E quindi applico l'eyeliner su tutta la lunghezza delle ciglia portandolo verso l'esterno.
A questo punto, sempre con l'eyeliner nero, traccio molto molto sottili delle piccole lineette nella parte qui sotto, qui in punto dell'occhio, dove ho messo il marrone, come se fossero delle ciglia. Cercando comunque di rendere il tutto un po' drammatico. A questo punto applico le ciglia finte sopra. Allora, ho applicato le ciglia finte, comunque ci ho provato perché non è che sono praticissima, e poi stendo un po' di mascara. Diciamo che gli occhi sono a posto. Ora stendo un semplicissimo rossetto rosa nude nella parte appunto sulle labbra. E un blush rosa proprio sulle cose. Ed ecco qua, la mia, trasformazione in personaggio kawaii.